buon anno, navigatori. Il giorno di San Canuto, noto come Tapainaiva in finlandese, è una festa celebrata in Finlandia il 13 gennaio, che è esattamente una settimana dopo l'Epifania. Mentre l'Epifania segna la fine della stagione natalizia in molte culture, in Finlandia il giorno di San Canuto è spesso considerato l'ultimo giorno ufficiale delle celebrazioni natalizie. Questa festività prende il nome da San Canuto, un santo martire cristiano del III secolo. In Finlandia il giorno di San Canuto è spesso considerato, come abbiamo detto, l'ultimo giorno ufficiale delle celebrazioni natalizie, il momento in cui si conclude la stagione festiva. Tradizionalmente le decorazioni natalizie quindi vengono rimosse e la vita ritorna alla normalità dopo la festività. Tuttavia, il giorno di San Canuto ha anche assunto una connotazione più moderna e informale. Molte persone infatti approfittano di questo giorno per organizzare attività all'aperto, come passeggiate nei boschi o sport invernali. In alcune comunità si tengono eventi pubblici e manifestazioni culturali. È interessante notare che il significato del giorno di San Canuto è variato nel corso del tempo e può differire tra diverse regioni. In alcuni luoghi la giornata potrebbe essere vista principalmente come un modo per concludere ufficialmente la stagione natalizia, mentre in altri potrebbe essere celebrata con attività più festose di comunità. Questa tradizione di concludere ufficialmente la stagione festiva con il giorno di San Canuto ha radici storiche, ma nel corso del tempo il modo in cui la giornata viene celebrata è variata notevolmente. Come menzionato in precedenza, oggi molte persone in Finlandia, ma anche in altri paesi del nord Europa, in questo giorno preferiscono fare attività all'aperto e eventi culturali. La scelta di concludere le celebrazioni natalizie col giorno di San Canuto è una delle caratteristiche della cultura finlandese nordica, che aggiunge un ulteriore elemento alla ricca tradizione festiva del paese. È interessante notare che molte tradizioni culturali, comprese le celebrazioni natalizie, sono spesso condivise tra i paesi nordici come la Finlandia, la Svezia e la Norvegia, ma possono variare anche in alcuni aspetti. Se hai letto alcune tradizioni svedesi e in parte anche norvegesi, avrei probabilmente notato alcune similitudini e alcune specificità legate a ciascun paese. Bene, questo primo video dell'anno si conclude, noi ci sentiamo molto presto, sperando di stare meglio con la voce. Ciao!